Grazie, un grazie particolare però a chi ha organizzato questo incontro, a Fernando Napolitano, non tanto perché ha organizzato l'incontro, che è già una cosa importante, ma soprattutto per l'iniziativa. Perché effettivamente in Italia in questi anni abbiamo avuto una crisi di vocazione imprenditoriale. Se andiamo a vedere l'età media dei nostri imprenditori, purtroppo è molto elevata e c'è poco ricambio. Poi io, avendo anche capelli grigi, che non è una fortuna, mi ricordo gli anni 60. Negli anni 60 noi eravamo i campioni mondiali di start-up. Credo che nessun altro paese al mondo ha avuto tante start-up come l'Italia in quel momento. Erano operai, gente che con pochi soldi, con i prestiti degli amici, apriva delle aziende. E abbiamo fatto quella miriade di piccole e medie aziende che fa sì che oggi l'Italia sia il secondo paese industriale d'Europa. Però non sono cresciute, poche sono cresciute. Perché? E l'ambasciatore Torno ci ha detto il perché. Perché purtroppo noi non abbiamo, ci sono due limiti. Un limite culturale, non abbiamo preparato i profili professionali adatti a gestire le piccole e medie imprese, sia del lato amministrativo, sia del lato finanziario, sia del lato marketing. Le nostre scuole non preparano giovani che sono adatti a gestire questo. Anche le università, anche i master, preparano manager per le grandi aziende, non per le piccole e medie aziende. Infatti noi stiamo adesso a Bologna cercando di dar vita a una scuola che prepara manager per medie aziende. Perché che è una cultura completamente diversa. Poi c'è il problema finanziario. Purtroppo noi non siamo riusciti a creare un meccanismo di canalizzazione dei finanziamenti verso le imprese. La borsa purtroppo non ci ha aiutato, perché se uno va a vedere tutti gli APV fatti in questi ultimi anni, sono stati fatti per far cassa. In primis, io sono stato partecipe in prima persona, lo Stato per fare cassa, per ridurre il debito pubblico, ma anche gli imprenditori, molti, hanno fatto cassa per diversificare il proprio patrimonio. Uno dei pochi esempi che si è fatto cassa per crescere l'ha dato l'Enel, quando ha fatto l'aumento del capitale per fare l'internazionalizzazione. Credo che sia uno dei pochi esempi virtuosi. Quindi il dramma è che il problema è uguale, perché ovviamente ho letto un po' di statistiche, sono state fatte tante piccole start-up, perché oggi finalmente con gli incubatori cominciano a nascere start-up, perché in Italia di capital venture se ne parla dagli anni 70 più o meno, e francamente si è fatto poco. C'è stato il boom del private equity, ma anche lì purtroppo non è stato un successo, perché il private equity soprattutto hanno pensato di fare, è stato visto più come un fatto speculativo. Anzi, in molte aziende l'ingresso di private equity ha fatto danni, e oggi purtroppo abbiamo delle aziende in crisi non perché non producono un reddito, ma non producono un reddito tale da essere sufficienti a coprire purtroppo la massa di debiti che è stata accumulata sulla società. Quindi questi problemi oggi non li abbiamo ancora risolti. Ed è, questo è vero dappertutto, ma è vero anche nel settore di cui attualmente io mi occupo, nel turismo. Ecco, c'è poca vocazione di giovani che si impegnano nel turismo, sia nel turismo d'accoglienza, il classico, ma anche i servizi. Vediamo cosa è successo in America in questo settore. C'è piccole iniziative che erano piccole 10 anni fa, tipo TripAdvisor e altri. In pochi anni, TripAdvisor è nato da uno spin-off, ma in pochi anni sono diventati dei giganti. Le nostre 800 aziende che sono state fatte con gli spin-off in vari incubatori, mediamente hanno 10 dipendenti. Ma non è che le idee di questi giovani imprenditori non siano valide. Purtroppo non c'è quel meccanismo di raccolta del capitale che gli consente di crescere. Guardiamo
Facebook, ma Facebook questi ha raccolto in poco tempo centinaia di migliaia di milioni di dollari per crescere, per quello che in pochi anni è diventato un colosso. Tornando al turismo, ecco, nel turismo ci sono enormi opportunità, soprattutto nei servizi. Recentemente è stata fatta un'analisi da parte di Union Cameron ed è stato visto che le aziende, le alberghi soprattutto, che hanno un efficiente sistema di web, hanno il 20% di più di occupazione. È un dato molto significativo. Noi purtroppo in questo campo siamo ancora molto indietro e il turismo in Italia è uno dei settori che sta crescendo nonostante la crisi e crescerà moltissimo perché tutte le previsioni dicono che nei prossimi 10 anni nel mondo il turismo raddoppierà, come raddoppiato negli ultimi 10 anni. Ora, se noi riusciamo a cogliere quell'aliquota di percentuale del turismo che attualmente noi oggi abbiamo, si possono creare 1.600.000 posti di lavoro nei prossimi 10 anni. Però bisogna naturalmente investire, ma soprattutto bisogna trovare i giovani che abbiano la vocazione di entrare in questo settore, che purtroppo in questi anni è sempre stato visto come un po' una cenerentola. E anche un giovane, tutto sommato, che si occupa di turismo diventa sempre una scelta di seconda categoria. Invece no, bisogna capire che per noi, per l'Italia, il turismo deve essere la prima scelta, perché è una delle poche attività in cui noi siamo forse primi al mondo. Lo eravamo di più 10 anni fa, però lo possiamo comodamente ritornare. Grazie.